Un attimo. Scusa, mi fa passare con questo microfono, grazie. Allora, buongiorno. Mi sembra di essere come Biden, uguale. Il numero di giornalisti è più o meno lo stesso di quando fa le conferenze stampa. Sì, ci si è fatto la riunione con i priori, con il decano, col vice decano, per quanto riguarda ovviamente il palio. E si è deciso allo Stato di sospenderli sia il palio di luglio che il palio d'agosto e valutare un'eventuale ricollocazione temporale in altre date, sia del palio di luglio che del palio d'agosto, all'esito delle valutazioni pandemiche. Questo è il fatto. Ovviamente, se fosse positiva, ricollocheremo temporalmente il palio in altre date, tenendo conto ovviamente di tutti i termini, quindi l'invio della lettera alle contrade, la scelta della data per l'estrazione e ovviamente poi le previsite, quindi terremo conto di tutti questi meccanismi. Se questo andamento pandemico invece o il governo o anche il prefetto dovessero indicarci un diverso andamento, noi annulleremo il palio, annulleremo tutti e due i pali. Ma che tempi vi siete dati? I tempi saranno, diciamo, io sto aspettando anche di avere dati certi in ordine all'immunità di gregge, non solo in Toscana, ma perché poi, quindi i tempi saranno intorno alla metà di giugno, diciamo, ecco, ora approssimativamente, perché voglio capire bene come va la pandemia. Però l'idea rispetto all'anno scorso, abbiamo deciso sicut simpliciter di annullare i pali e qui si sospendono nell'idea di ricollocarli ove la pandemia invece avesse un esito positivo e ci fosse un'immunità di gregge significativa. Quindi mi faccio la semplificazione, ma immaginate anziché noi si era pensata al palio straordinario di ottobre, ma invece immaginate un palio della Madonna di Provenzano, un palio dell'Assunta, che ne so, uno a settembre o in ottobre. Sono date? Diciamo intorno alla fine di agosto il palio di luglio e intorno alla fine di settembre il palio di agosto. Ecco, più o meno le date potrebbero essere queste, previo valutazione climatiche di tutte le cose che ho già detto. Quindi questo significa ordinario. Se non si fanno, se annulliamo tutti e due i pali, ci potrà essere anche una valutazione, ma sapete meglio di me come deve andare la vicenda del palio straordinario. Ci vogliono le assemblee di contrada, 10 contrade che decidono di votare favorevolmente e poi si passa anche dal Consiglio Comunale, quindi in questo caso l'iter sarebbe completamente diverso. Diciamo un'ipotesi residuale nel caso in cui questi slittamenti non potessero essere attuati, ma bisogna anche lì che ci sia una condizione sanitaria che ci consente un vero palio, non le del popolo. Queste tutte le ipotesi, se ci fossero straordinario, il sindaco ha già pensato a un'amnistia per dare possibilità a tutte, come fosse il palio della pace, il palio della guerra? No, questo argomento non è stato toccato e lo valuterò io in maniera autonoma. Anche, sia chiaro che anche queste decisioni, io ho ascoltato quello che mi è stato detto, ma come sapete l'amministrazione poi fa anche le sue valutazioni. Devo dire che c'è stata consonanza però su questa possibilità di sospendere per aspettare di valutare altre date per collocare entrambi i pali. Quindi l'ultima cosa che ha fatto mi riguarda, quindi diciamo che è emerso anche dalla riunione di oggi che non ci sono 10 contrade favorevoli almeno a un palio straordinario, o non è così, non è stato valutata, è stato valutata l'alternativa fra fare i pali ordinari e palio straordinario. In questo momento sospendiamo pali ordinari, quindi eventualmente poi, ma ripeto, la prima valutazione da fare sarà squisitamente sanitaria per mandare alle contrade la richiesta. Oltretutto, come sapete, bisogna avere una ragione, perché in condizioni normali entro il 31 di marzo bisognava avere la possibilità di fare il palio, bisognava arrivassero le richieste. Poi in casi eccezionali si può anche trovare diciamo una ragione per giustificare la presenza del palio straordinario, quindi ci vuole anche una ragione che giustifichi l'esistenza del palio straordinario. Insomma, la ripartenza, la rinascita. Sì, certo, certo. Amari,
Ma io direi che il dato fondamentale sarebbe quello che davvero si incomincia a poter vivere in maniera ragionevole. Ecco, questo potrebbe essere l'elemento dirimente per la richiesta di un palio straordinario alle contrade, ovviamente. Il palio comunque si deve fare con i contradaioli che fanno le scene in contrada, insomma secondo i riti della tradizione. Sì, assolutamente, il motivo per cui si è presa una decisione abbastanza importante, anche molto, molto pensata, è quella proprio di consentire lo svolgimento di quella è una festa di popolo, come dico sempre. Il palio non è una corsa di cavalli, questo solo chi non conosce la città e che non conosce le contrade può dire questo. Il palio è una festa di popolo, se il popolo non c'è o non può manifestare in maniera adeguata, dal giubilo dopo la corsa all'accompagnare il cavallo in piazza e a riportarlo nella stalla quando alla fine della prova e poi ovviamente anche del palio, a mio modo di vedere è un rito vuoto. E un'ultima cosa, Sindaco, c'è chi dice che secondo il regolamento del palio in realtà non sarebbe possibile traslare, no? Come si diceva anche lo scorso anno, le date del 2 luglio e del 16 agosto più avanti. Sì, è una buona domanda. È una buona domanda, ma c'è anche chi dice che i DPCM del governo sono tutti irregolari e purtroppo siamo in una condizione eccezionale. Io lo capisco, è anche vero che per noi la tradizione e anche le date hanno un significato ben preciso. Io rispetto anche chi pensa questo. Ma credo anche che la popolazione si meriti di avere due pali ordinari, anche magari in date diverse da quelle a cui siamo abituati. Spero sia un caso assolutamente eccezionale. Solo in questa ottica possiamo ragionare di traslare pali. E c'è anche da dire che comunque, come sapete, poi ci sono anche altre eventi, accidenti atmosferici che hanno spostato certamente di poche ore, di qualche giorno, di un giorno il palio stesso. Quindi è vero. Però sarebbe la prima volta che due pali vengono spostati così sistematicamente. Sarebbe la prima volta, sì. Quello che vede alle sue spalle sarebbe stata anche la prima volta di avere la più grande cattedrale del mondo e la pandemia, guardi che cosa ci ha combinato nel 1300. E quindi purtroppo bisogna adeguare le nostre anche legittime aspettative della popolazione a quelle che sono l'eccezionalità del momento. È chiaro che è una scelta complessa e anche in qualche modo dolorosa, perché per noi il palio si corre il 2 luglio e il 16 d'agosto, ma se non le possiamo fare il 2 luglio e il 16 d'agosto, vediamo se riusciamo a farle in maniera adeguata in un'altra data. Questo Sindaco, è il tema. Quindi riprendiamo l'addestramento dei cavalli che in questo momento era terminato con le scadenze già fissate. Sì, prorogheremo alcune corse, proprio perché avevamo un po' valutato proprio questa opportunità, diciamo. Ma il pensiero personale del signore Mossi qual è? Il pensiero personale sarebbe quello di vedere la terra in piazza. Questo sarebbe il mio pensiero da cittadino e non da sindaco. E questo in fondo, questa fiammella che vogliamo tenere acceso, credo, e questo credo sia stata condivisa con tutte e 17 i priori, governatori e rettori delle contrade. Credo sia in fondo di non far morire un sogno, io penso. Grazie. Con tutte le sfumature e anche gli errori che possiamo fare. Grazie. Grazie ancora. Bene, avete sentito, amici, allora. I pali sono temporalmente sospesi a data da destinarsi e quindi abbiamo speranza ancora a tutto. Bene, vi lascio dopo questa lunga diretta e vi lascio, perché il sindaco di Mossi va via con il dottore dell'ufficio palio, io vi lascio con questo spettacolo qui. Mi viene più nemmeno le parole, scusate, del Duomo di Siena. Alla prossima, amici. La speranza ancora esiste.